In una società democratica deve essere garantito il diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell'operato altrui, anche del lavoratore, a patto che tale critica rispetti i limiti di continenza e non travalichi in una gratuita degradazione della persona oggetto di censura. È evidente che sia spiacevole subire critiche, in particolare se esse siano provenienti dal datore di lavoro o dal dirigente e si attengono alla prestazione lavorativa. Ed è altrettanto notorio che la sensibilità del destinatario della censura può rimanere scalfita. Tuttavia, ciò non può significare che qualunque affermazione critica idonea a colpire l'amor proprio del lavoratore configuri illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile.